Allora, ragazzuoli, che facciamo oggi? Oggi parliamo di un po' di licchini gustosi, ok? Quindi io vi invito come sempre a prendere queste informazioni con le pinze, si fa pour parler, non andate in giro a dire: "Ah, ma lui ha detto che esce quello quel giorno". No. Tutte queste info sono adatta da destinarsi, non è detto magari nemmeno che escano, quindi appunto, pour parler. Allora, abbiamo un nuovo login bonus, o perlomeno la dicitura che viene attaccata a questa immagine è appunto di login bonus di slime. Quindi ormai ci tirano dietro info di slime da settimane. Personalmente siamo arrivati ad un punto dove prendo e metto in saccoccia, cioè qualsiasi info che rilasciano, bene o male, a meno che non sia veramente incisiva, la metto nel taschino perché appunto è tanto tempo che stanno rilasciando cose, quindi ok. Scopriremo effettivamente se metteranno un login bonus da settimana prossima, lunedì forse, dobbiamo vedere. Comunque, lo si sa perché fanno quei giorni prima dove danno un pre-evento, un bonus login del pre-evento, diciamo. Quindi, nel caso lo sappiamo in quel modo. Cosa che in realtà si va a ricollegare a tutto il discorso, cioè le animazioni di Milim che abbiamo come attendente che ci dà il benvenuto nella taverna. E tutte le info anche per Rimuru. Avevamo le animazioni di Rimuru nuove, le ho controllate, sono diverse da quelle del PG che abbiamo già. Quindi è effettivamente roba su cui hanno lavorato, che magari non inseriranno mai. La vedo grigia in realtà. Vedo poco probabile che non la inseriscano. Però è tutta roba che hanno già, come questo boss, per esempio. Boss l'asta di Yuna dovrebbe chiamarsi, non mi ricordo. E il modello di Rimuru proprio. Quindi questo è. In più, ma adesso ci torniamo con i banner. In più abbiamo questo nuovo modello di cosmetico. Perché sembra effettivamente un cosmetico. Non è una nuova forma di Sariel perché non ci rientra. A parte che in realtà è molto improbabile che rilascino un nuovo Sariel se non veramente tra mesi, visto che è uscito quella simil donna Loli di prima con il counter, quindi chi lo sa. È dato per entrambi i tipi questo cosmetico, anche se io non credo che, cioè, dubito. Semplicemente per il fatto che andresti a cambiare con il cosmetico il colore dei capelli dell'altro Sariel, dell'ultimo Sariel. Mi fa assai strano. Un conto se avesse avuto un cappello o un paio di occhiali sulla testa, ma qui a me sembra molto specifico per quel Sariel, per il Sariel base, quello rosso. Ora, ok, è un cosmetico nuovo. Teniamo conto per il Sariel vecchio. Come lo otteniamo sto cosmetico? Mi sembra molto molto simile a quello delle War, sinceramente. Molto simile. L'unica cosa che mi ha fatto dubitare è il pelo vicino alle spalle che hanno di solito. Solitamente. Lo hanno un po' tutti. Ma a parte, diciamo, elementi visivi, a parte quello, cioè loro vanno a dare un cosmetico a un personaggio esterno ai Sin, quindi un Sariel, e solo lui? Cioè vorrà dire che tipo nelle War ci saranno i Sin più Sariel, così a caso, non lo so, mi puzza assai. Se dovessi scommettere, personalmente io credo sia una roba del tipo Final Boss, perché non avrebbe senso mettere. Allora, mi aveste detto da War,
nel senso le Ancient War, vi avrei detto di no perché tutti i modelli che abbiamo avuto finora sono stati con cosmetici base, al massimo sono stati direttamente nuovi PG, oppure già visti ma non che abbiamo direttamente, come Mospite Indura, per esempio. Quindi direi che per esclusione non può essere quello il caso. Secondo me, dicevo, Final Boss, quindi a punteggio con il cosmetico che si prende se fai, se rientri in una certa top, cosa che tra l'altro andrebbe a, a braccetto con queste movenze di Ludo. Queste movenze nuove, perché io qui ricordo che questo Ludo, sì, è il modello, diciamo, base, ma ha mosse che effettivamente sono nuove, non riciclate. E molti dei Final Boss hanno mosse nuove, con effetti anche proprietari, quindi secondo me potrebbe essere una buona ipotesi quella. Però dobbiamo vedere, ragazzi, cioè, ripeto, qui si fa pur parlare per cercare di tirar fuori qualcosa da tutti questi leak che sono usciti ormai da settimane. Questo è uscito il 21 febbraio, 2 mesi fa, tra un po'. Quindi, ripeto, tutto collegato, ma ancora sparso. Poi, come ultima cosa, visto che ci siamo, non mi va di fare un video a parte in realtà. Banner, allora, vi ripeto, mo abbiamo avuto Elaine, uscirà poi Ban e Jormungandr. Ora, possibile prossimo fest, prossimo banner, eccetera, eccetera. Contando che questo è stato il fest, quindi Quindian, sono passati 1, 2 e 3 banner. Da uno all'altro, ribecchiamo questo periodo dell'anno scorso, che è questo. Abbiamo avuto Loli Merlin 25 febbraio, poi 1, 2 e il terzo è stato Zeldris insieme a Chandler. Anche se voglio dire, era un tempo diverso, in realtà. Però qui abbiamo avuto le collab, praticamente una dietro l'altra, se vogliamo vedere, perché c'era Emilia, Rama e Beatrice, il 25 marzo, festival e poi collab di nuovo. Quindi, aia, aia per le nostre tasche. Secondo me il periodo non è tanto da rispecchiare a quello vecchio, perché appunto è cambiato molto dall'anno scorso. Però vedete bene che se contiamo da un fest all'altro, tipo Ban, poi è uscito Osloq, Ragnarok, Roxy, Merlin e il nuovo Ludo. Quindi sono 1, 2, 3 e 4 banner. Sono 4 banner di distacco da un fest all'altro, ma possiamo fare anche un'altra prova. Che ne so, Cusack, 1, 2. E poi è uscito Gother insieme a Hauser. Quindi sono due banner. Che so. King, l'ultimo King, Lilia, Liz e Meliodas. Quindi sono sempre due. Quindi ragazzi, qui basta contare. Basta contare. Diane, Elaine e Ban. Che in realtà possiamo accorparlo tranquillamente a Yor. Elaine, Ban slash Yor più, se non è il fest la prossima settimana, è quella dopo, ma proprio a tirarlo per le lunghe, ragazzi, perché mi sembra molto strano che non sia il contrario. Per quanto riguarda la collab, vedremo. Vedremo cosa ci farà sapere la net. Sicuramente sarà un banner da 600, quindi possono metterlo tranquillamente dopo il fest o prima addirittura. Sarebbe un po' da pazzi, però potrebbero fare. Potrebbero farlo. Prossimo fest, io vedo sinceramente molto bene il PG luce. Oppure un altro PG normale. E quello luce
Il fatto è che fare il debutto del PG Luce con Elizabeth non è proprio il top, per quanto mi piacerebbe. Anniversario JAP, quindi a giugno, PG Luce Mael, per esempio, oppure Onesta Rossa Oscurità, e quindi il PG Luce lo mettono adesso? Elizabeth? Chi lo sa, chi lo sa. Ultima piccola info, tanto per... ne riparleremo, ma tanto per lasciarvi un po' di insight. Ban, ragazzi, se proprio volete, per quanto mi riguarda, fate le 31. Io farò così, visto che è una step up. Le prime due multi vi costano in totale 31 gemme. Se sculate bene, se non sculate, male che vada, appunto, sono coin per prendere pozioni, che non fanno mai male. Cioè, conviene proprio, oggettivamente. Yor, il banner è ottimo, ragazzi. Se siete uno di quelli, un giocatore che deve recuperare PG, il banner è veramente buono. Abbiamo Brunilde, abbiamo Magelda, abbiamo Skadi, più lei, che secondo me è ottima per fare il cervo. Quindi fate attenzione che dopo questo banner ci sarà sicuramente un fest alle porte, però non mi sento di dirvi di saltare questo banner. È veramente importante. Tra l'altro, come ci fa notare qua il nostro bel grafico, la nostra tabella, siamo abbastanza anche equilibrati di personaggi come attributi. 52 rossi, 52 verdi e 53 blu. Quindi, ottimo, ottimo. Niente, questo è ragazzi, molto interessante per quanto mi riguarda. Parliamone ancora un po' nei commenti se vi va. Io vi invito come sempre ad iscrivervi, lasciare un bel mi piace. E farmi sapere la vostra. Dai, ci becchiamo o alle 17 in live o in un altro video. Ciao cari.